Torniamo dunque insieme per parlare di una bella iniziativa, una iniziativa che ha le sue radici davvero nei millenni. Lo facciamo attraverso la testimonianza del sindaco di Abbadia San Salvatore, siamo in provincia di Siena, Fabrizio Tondi, che ci parlerà di questo Natale di fuoco che si appresta a vivere la città la sera della vigilia di Natale. Buongiorno sindaco e benvenuto tra noi. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Dunque, un Natale, quello che si appresta a vivere la vostra città, che diventa un insieme unico di tradizione, di magia, di riti ancestrali, grazie appunto alle fiaccole. Da dove nasce questa iniziativa di cui vediamo tra l'altro anche qualche immagine attraverso il sito ufficiale? Ma guardi, questa iniziativa affonda le sue radici all'epoca di Carlo Magno, diciamo, qui la fondazione del monastero di Abbadia San Salvatore, un monastero importantissimo con uno scriptorium che era secondo solo a Monte Cassino, che ha dato vita a una civiltà ecclesiastica veramente di notevole livello. Praticamente si è incrociata con quelli che erano i riti nordici, che l'abbazia fu fondata da Re Rachis, re Longobardo, e con Carlo Magno si è portata dietro una serie di benefit, diciamo, che l'hanno resa importante e famosa. Quindi questo incrocio fra sacro e profano si è sposato perfettamente, quindi stiamo parlando dell'800 d.C., quantomeno. Quindi è un rito che riporta le radici della cristianità. Il fuoco, queste grandi cataste di legna erano fatte apposta perché la sera della vigilia c'era la grande messa, qui c'erano almeno un centinaio di monaci che in attesa della messa di mezzanotte, appunto il popolo che veniva da tutte le campagne d'intorno si radunava, si scaldava, cantava riti sacri. Quindi diciamo così era un'attesa, l'attesa del Cristo Salvatore. E noi ripetiamo e ricalchiamo semplicemente quello che è sempre stato da secoli. No. Ecco, ricordiamo, sindaco, che tra l'altro appunto per sottolineare il legame profondo della popolazione rispetto a certi riti c'è anche l'aspetto relativo proprio alla denominazione dei figli del fuoco, i figli di questa terra del Monte Amiata, una montagna di origine vulcanica. Quindi questo rapporto ancestrale con il fuoco c'è sempre stato. Sì, noi viviamo, questa è una montagna, l'isola sulla terraferma la definì Padre Balducci, nostro conterraneo, nato qui a pochi chilometri di distanza. La montagna incantata per certi aspetti, è un qualcosa che domina completamente tutte le vallate, dalla costa fino ai monti dell'Appennino e da Siena fino a tutto l'Alto Lazio. Quindi era un monte sacro, tra l'altro anche dal tempo degli Etruschi. E questo fuoco sotto, noi che ci siamo nati, c'è una palla di fuoco a 6 chilometri appena, diciamo, sotto il tappeto, che dà origine tra l'altro a tutta una serie di terme famosissime. E noi lo sentiamo proprio nel carattere, nell'animo. Chi nasce in questi luoghi, in questo luogo in maniera particolare, io parlo dei miei concittadini di Abbadia, è costretto a migrare, andare, si porta dietro questa nostalgia che si trasmette per generazioni. E c'è sempre un desiderio del ritorno, insomma. Quindi è qualcosa di veramente di oltre che quel semplice attaccamento a una terra, insomma, ecco. Andiamo dunque alla sera del 24 dicembre. Come si svolge questa giornata così intensa e appunto cosa sono le fiaccole? Ma guardi, le fiaccole sono delle grandi pire di fuoco che noi impropriamente chiamiamo fiaccole. E ce ne sono alte fino a 7 metri, sono una trentina sparse prevalentemente nel borgo, nel centro storico, ma che si allarga anche nella prima cintura del paese. Il cerimoniale vede il sindaco e l'abate, prima ora diciamo la chiesa è dotata al monastero del parroco, che si trovano insieme. E insieme con il sacro fuoco che spesso siamo andati a prendere al Grosseto che viene da Betlemme, accendiamo, diciamo, dopo un saluto mio formale, c'è la parte, diciamo, cerimoniale sacra che il padre appunto imprime alla benedizione di questo fuoco, a una torcia che poi questa torcia illumina altre torce, i cosiddetti capifiaccola, che sono una trentina.
E poi, una volta, diciamo, eseguito questo rito bellissimo, accompagnato da delle, noi le chiamiamo le pastorelle, sono delle nene di Natale dolcissime che si cantano solamente qui ad Abbadia San Salvatore, sono tramandate anche queste da secoli e noi ce ne siamo fatte nostre. Di lì inizia una processione che gira girando per tutte le fiaccole, man a mano che si arriva, la banda o la corale iniziano dei canti o dei suoni e praticamente il capofiaccola avvia l'accensione della fiaccola destinataria del fuoco sacro. E quindi il paese tutto si illumina e si riscalda di questo Natale. C'è veramente un'atmosfera che è rimasta ancora, un mondo piccolo, semplice, che fa vivere grandi emozioni tradizionali. Io ripeto spesso, non vogliamo meravigliare il mondo, non siamo caduti nel mondo delle fiabe, dei maghi, dei folletti, di Babbo Natale. Noi celebriamo solo e semplicemente, grandemente, con tutta la spiritualità necessaria, la natività, l'attesa della nascita del Salvatore. E questo è sicuramente un dato fondamentale. Noi qualche assaggio dell'atmosfera che si potrà respirare lo possiamo ricevere da queste immagini che nel frattempo vediamo in onda relative appunto al sito che contiene tutte le informazioni specifiche anche per partecipare a questa stessa iniziativa. Un'iniziativa che però non si prepara, come avviene per le grandi manifestazioni, gli ultimi giorni precedenti il Natale, ma che vede addirittura i fiaccolai, così vengono definiti, prepararsi già dall'estate, vero, sindaco? Sì, diciamo dall'inizio dell'autunno, da fine estate, inizio dell'autunno, si va alla ricerca del legname, che praticamente viene scelto, viene poi depositato in un luogo specifico e quando, diciamo, si dà il via, perché l'erezione di queste pire non deve avvenire prima dell'8 di dicembre, con l'inizio tradizionale di quello che è il periodo natalizio, insomma. Sì, un mondo di giovani, ed è questa la cosa bellissima, un mondo di giovani che ha saputo raccogliere questa tradizione ancestrale, antichissima, l'ha fatta propria, l'ha resa attuale, si mette al lavoro con attenzione, con tecniche, diciamo, tramandate di generazione in generazione e alza queste pire che si completano praticamente in questi giorni. Bello. E allora, sindaco, in conclusione di questa nostra chiacchierata, possiamo dare delle indicazioni a coloro i quali magari vogliono partecipare alla manifestazione? Come possono fare, oltre ai riferimenti che si possono trovare ovviamente sul sito internet più volte citato? Ma noi, io mi diverto a dire che sono gli altri che sono lontani da noi, noi siamo proprio, se si punta un compasso, al centro fra le città di Siena, Arezzo, cioè Siena, Perugia, Viterbo e Grosseto, proprio nel mezzo. Quindi bisogna arrivarci con un po' di sofferenza, prendendo l'autostrada del sole, uscendo a Chiusi Chianciano Terme e quindi prendere le direzioni del Monte Amiata, bisogna fare una mezz'ora, 40 minuti di strada in un territorio bellissimo, tra l'altro. E qui sotto abbiamo la Val d'Orcia, abbiamo le valli dell'Orvietano, cioè un mondo bellissimo anche da vedere. Salire, oppure venendo dall'Aurelia, da Grosseto, si prende sempre la strada per il Monte Amiata. Da Viterbo siamo in direzione sulla Cassia, così come da Siena. Quindi bisogna avvicinarsi attraverso queste grandi direttrici e di lì salire e praticamente farsi trovare lì per le 18, non oltre, perché noi teniamo molto alla puntualità. Lo È stesso importante. presidente della regione Toscana è venuto più volte, anche quest'anno, e dovrebbe venire ad omaggiarci con la sua presenza, perché lo considera il Natale della regione Toscana sul comune più alto, sulla sede comunale più alta della stessa regione Toscana. Quindi siamo, diciamo così, in similitudine con l'altezza spirituale della manifestazione stessa. Un luogo che si trova dunque al centro del nostro paese, il cuore pulsante d'Italia che vuole vivere il Santo Natale in questo modo così bello e particolare. Un ultimissimo riferimento a questa comunità che vuole condividere un momento tanto atteso, accanto al quale, oltre all'aspetto fondamentale che è quello spirituale e religioso, offre anche tante altre opportunità, ovviamente di svago e di conoscenza di un territorio che ci piace quest'oggi proporre anche al nostro pubblico. È vero, sindaco?
Sì, no, noi abbiamo fortunatamente una storia ricchissima. Ricordo il monastero di Abbadia San Salvatore, dove c'è la prima nota in volgare, dove la parola francigena è nata qui e dove ci sono stati il primo mercato. Quindi una storia alto medievale, bellissima. E poi abbiamo una storia recente delle miniere, fra le più grandi del mondo, in cui c'è un museo bellissimo, emotivo, multimediale, che raccoglie tante visite. E il centro storico è un centro storico di alto medioevo che non ha la grazia e la bellezza dei centri storici rinascimentali che siamo abituati a vedere nella nostra bellissima regione, ma è veramente un centro storico austero, che riporta veramente alle atmosfere importanti, silenziose, dell'alto medioevo. Ci sono delle situazioni ancora, diciamo così, intonse, anche se oggi stanno riprendendo vita grazie alla presenza di tanti giovani che decidono di rientrare dentro il borgo. La cripta dell'abbazia è un luogo che veramente ha qualcosa di suggestione, una porta che si avverte che c'è qualcosa che si trasmette, diciamo così, nessuno ne rimane immune di quelli che vanno a visitarla, all'interno ovviamente di questo, del monastero. Il paese, il centro storico stesso, è un intreccio, un gomitolo di stradine, strade che oggi vedono nuovamente una rinascita, la risistemazione del borgo, che con queste fiaccole, specialmente nelle notti buie, illuminano questo momento apparentemente grigio e diciamo è chiuso in un qualcosa di straordinario. Nessuno ne rimane muto. Io dico sempre che queste faville che si alzano nello sfregolare della legna è come se fosse una preghiera che va verso il cielo, ci aiuta praticamente ad alzare finalmente di tanto in tanto gli occhi dalla punta delle scarpe, sempre presi, oppressi quasi da qualche cosa che ci pesa sul corpo e sull'anima, ad alzare lo sguardo verso l'alto. E questo fa bene, insieme al fatto che ci si raggruppa e si cantano canti natalizi tradizionali accompagnati a queste nostre pastorelle, a queste nostre nenie. È veramente un ritorno a un Natale che per certi aspetti, diciamo così, a quel bene, a quel sentire, a sentirsi nuovamente bambini per ritrovare quelle gioie semplici e intime che fanno veramente bene all'anima. Quindi è un qualcosa al di là della bellezza di questi fuochi altissimi che si alzano e che si. È qualcosa che fa veramente l'anima e ci fa tornare veramente con quello spirito giusto del Natale, che E non noi, è ecco, solo. sicuramente, signor Sindaco, è un'iniziativa questa che ci sentiamo davvero di sposare appieno, proprio per i sentimenti che la animano. Grazie davvero di cuore. Allora, buon lavoro per questa manifestazione. L'invito ovviamente a chi ci sta seguendo è di partecipare, qualora sia possibile, entro le 18 appunto del giorno della vigilia di Natale, ma anche di tenere presente questa realtà per future visite. Grazie, buon lavoro e buon Natale, A lei, Sindaco. buon Natale a tutti i telespettatori. Grazie, grazie della. Ci fermiamo per qualche minuto, poi subito insieme per un altro ospite.